Davide. Sta andando molto bene, stiamo capendo la macchina e pare che comunque il ragazzo avanti è quello che ha vinto gli RC l'anno scorso. Già che siamo qua a un secondo e mezzo è già molto importante per noi. Sta andando bene, la prima prova l'abbiamo vinta, la seconda un secondo e mezzo dal primo di classe, e qualche piccolo errore c'è stato, vediamo di migliorare. Lo faremo il secondo giro di notte, quindi più che migliorare peggioreremo un po' tutti, però vediamo di stare avanti almeno al concorrente in classe. Va bene? In bocca al lupo. Crepi, grazie. Yeah.
41 precedente. È stata una buona esperienza, dobbiamo un po' migliorare nel percorso. Mo è l'ultima prova, siamo a 30 secondi, non so fino a che punto ci conviene attaccare adesso. Facciamo la prova nostra e vediamo quello che viene fuori. I prossimi obiettivi quali saranno? Tutti gli RC, giusto? Sì, di fare tutto gli RC e di gara in gara di migliorare e cercare di stare sempre più vicino a Cambiaghi, che comunque è stato il ragazzo che l'anno scorso ha vinto gli RC. Sta andando bene, siamo secondi di classe, ci siamo battuti la classe fino all'ultima prova. Adesso ci aspetta la prova più lunga, quella più selettiva di 30 km, dove bisogna dosare bene i freni, gomme, perché la macchina soffre tanto, quindi è più una prova di testa questa che andremo ad affrontare. Speriamo bene, speriamo di vederci alla pedana d'arrivo. Soddisfatto, No, non siamo soddisfatti, però ci accontentiamo per i punti per il campionato. Di più non si poteva? No, uno ci ha provato, un po' una scelta sbagliata alle gomme, un po' di problemi, ecco qua. Vabbè, a volte succede. Dai, forza, allora, accontentiamoci di quello che avete raggiunto. Marco Michienzi e Davide Geremia con la Clio RS, siamo in N3 con il numero 50. Ci siete tutti allora, ho capito.